Ciao a tutte ragazze, oggi parleremo del terzo incontro che abbiamo avuto nel corso ovviamente alla nascita, che è il puerperio, l'arrivo a domicilio e la contraccezione. Allora, io adesso cerco di racchiudervi in una decina di minuti quello che è stato detto in un corso di 3 ore, quindi spero di non dimenticare niente. Se avete delle domande postatemele qui sotto, che se ho le risposte, cioè se sono le stesse magari che abbiamo fatto noi, vi darò la risposta che ci ha dato l'ostetrica o il ginecologo, seconda, insomma, se sono le risposte vi rispondo volentieri. Allora, il puerperio è quel lasso di tempo che intercorre tra il parto e il ritorno alla normalità del nostro corpo, quindi circa una quarantina, 40-45 giorni dal momento in cui il bambino nasce. Durante il puerperio che cosa succede? Succede che l'utero ritorna pian piano alla posizione iniziale che aveva prima, quindi ritorna in sede, espelle tutto quello che c'è all'interno e si ricontrae, come posso dire, e torna nel suo peso e nelle sue misure iniziali. Durante il puerperio si hanno naturalmente delle perdite di sangue simili a una mestruazione oppure anche più abbondanti. È arrivato anche in questo video il Micio che sta cercando un posto dove mettersi. Ogni volta che registro lui sembra arriva. Comunque stavo dicendo che si hanno queste perdite che possono durare una settimana, 2 settimane, oppure possono durare anche tantissimo, ed è positivo che questo ci sia, perché appunto l'utero si pulisce, butta fuori tutto quello che aveva trattenuto al suo interno per poi tornare alla normalità. Noi abbiamo chiesto come domanda, adesso mi viene in mente, così diciamo all'improvviso, una domanda che noi abbiamo fatto è stata dopo quanto tempo la pancia torna a essere tra virgolette piatta, ammesso che non fosse prima, e la risposta è stata circa 2 mesetti, dai 40-45 giorni. Di solito nel giro di 40 giorni l'utero torna alla dimensione normale, infatti la visita si fa dopo tale data e la pancia rientra, se non completamente, quasi sempre, quasi del tutto. E mentre questo con un parto naturale, mentre con un cesareo i primi giorni la pancia tende, ci hanno detto, a essere ancora più pronunciata rispetto a quando si ha partorito naturalmente, cioè questo sporgere dell'utero ancora un po' di più. Adesso non ricordo bene la motivazione, comunque c'è questa cosa, comunque dopo torna tutta la normalità anche con quello. Durante il puerperio è normale sentirsi un po' come dire sfasati, è normale, ci diceva lo stesso, che arrivare a casa, cioè che vostro marito arrivi a casa e voi, il bambino piange e voi piangete, ma questo è una questione ormonale che nel giro di una quindicina di giorni torna tutto alla normalità, anche l'umore, diciamo. Adesso c'è chi prima, c'è chi dopo, c'è chi non ha queste crisi, ma non si parla naturalmente di depressione postparto, non parlo di quello, ma di quella sensazione di inadeguatezza che magari si possa avere i primi giorni, le prime paure, non essere, pensare di non essere in grado di accudire il bambino, tutte queste cose. Comunque se si ha questa sensazione di inadeguatezza, cioè non neanche di inadeguatezza, di sentirsi appunto più fragili, ecco, di piangere un po' di crisi, è normale, insomma. E poi abbiamo parlato dell'arrivo a domicilio, di come si organizza un po' la giornata, nel senso che se si allatta non artificialmente ma al seno, la poppa è più impegnativa perché appunto i bambini ci mettono più o meno tempo a prendere il latte, e quindi di conseguenza il tempo che intercorre tra una poppata e l'altra, cambia il pannolino, tienilo un po' su per fargli fare il routine, a parte che chiamiamolo routine, vabbè,
per evitare che abbia rigurgite, che anche questo abbiamo scoperto nelle ultime lezioni, non è una cosa indispensabile, obbligatoria da fargli fare. Comunque, tra pulirlo tra una coperta e l'altra, insomma, il tempo vola e quindi bisogna ritagliarsi anche al momento dell'arrivo del vicino, dei tempi in cui fare la propria passeggiata al mattino, la propria passeggiata al pomeriggio, oppure d'estate magari si fa la mattina e poi si fa la sera. Insomma, un po' di come ritagliarci anche un pochino di tempo per noi, dare dei limiti di tempo alla poppata, organizzarci proprio la giornata in base anche alle esigenze del bambino. Cioè, per esempio, lo sapete che ci ha consigliato, se il bambino dorme, tra la notte non ha dormito, di giorno fa le sue poppatine e dorme tra una poppata e un'altra, la mamma dorme tra una poppata e l'altra, non pulisce la casa, non stira, non lava, dorme. Poi dopo fatevi aiutare da qualcuno, ci ha consigliato, perché comunque è molto molto impegnativo. Poi adesso che c'è questa moda, tra virgolette, diciamo, questa filosofia di vita dell'allottamento libero e non più ogni 3 ore, ma a libero inteso a richiesta del bambino, lo sai, è tutto ancora più impegnativo, soprattutto all'inizio dove fanno poppate più frequenti. E poi niente, hanno accennato un po' anche sulla contraccezione, in quanto si può cercare un'altra gravidanza dopo 3 mesi da un parto naturale e dopo un anno da un cesareo. In questo lasso di tempo, se non si vogliono avere altri figli, è bene utilizzare dei contraccettivi, ce ne possono essere di vario tipo, ci può essere la pillola, quella però che contiene solamente quella sostanza che non ci fa rimanere incinta, non la pillola proprio quella che conosciamo, cioè se si allatta naturalmente, perché se non si allatta si può prendere anche l'altro tipo. E poi ci sono le nuove spirali, adesso sappiamo che ci sono anche le spirali per le teenage, quelle per le giovanissime. Le spirali normali, ci sono i diaframmi, il profilattico, insomma, ci sono tantissimi metodi per evitare di inciampare, diciamo, in una nuova gravidanza. E ci hanno anche ricordato l'ostetrica che l'allattamento non è una contraccezione, perché non sappiamo quando ci verrà il ciclo. Quindi, anche se non abbiamo il ciclo, non vuol dire che non siamo fertili, può arrivarci anche subito dopo e quindi c'è il rischio anche di una nuova gravidanza. Anzi, è anche più probabile subito dopo il parto, quando l'utero si è appena pulito. E quindi ci hanno parlato anche di questo. Adesso sul momento non mi vengono in mente tantissime altre cose, è sul puerperio, devi pensare un attimo. Sul polpello, sull'arrivo di Cecilia, ma più che altro era stata una lezione che, più che sulla contraccezione, sull'arrivo a domicilio, si è parlato proprio del postparto, cioè del fatto anche che la mamma, ecco, una cosa molto importante che secondo me divide un po' le scuole di pensiero in due sono: dare visti al bambino, non dare visti al bambino. Allora, una cosa deve essere chiara, ce l'hanno spiegato proprio allo sfinimento: il bambino fino a un anno non conosce il vizio, nel senso di, se piange fino ai 10-12 mesi, non piange per dispetto, piange perché manifesta un malessere. Il malessere può essere: sono bagnato, ho fatto la pipì, ho fatto la popò, ho fame, voglio la spallina della mamma, voglio stare in braccio, cerco l'odore della mamma, voglio un contatto, voglio sentire la sua voce. Possono essere tantissimi i motivi per cui un bambino piange, e noi dobbiamo, già dopo il parto, se l'abbiamo in camera con noi 24 ore al giorno e all'arrivo a casa, cercare di capire perché piange, e quindi di conseguenza non lasciarlo piangere, cioè non si lascia un bambino piangere per tanto tempo, cioè lo si può lasciare qualche minuto, magari stiamo mangiando, ci stiamo rilassando un attimo mentre lui dorme, poi si sveglia improvvisamente, può rimanere qualche minuto a piangere, ma bisogna capire che cos'è e se significa tutte le volte doverlo prendere su, lo si prende su. E sapete, no, che le suocere, le mamme dicono: ah, ma prenderlo su, piangere, lo prendi su. Smettere, vedi, ha capito che se piange lo riprendi su. No, non è così, cioè, noi pensiamo sia così, ma non lo è assolutamente. Piange perché manifesta un malessere, magari è solo voglia della mamma, non lo si deve, magari non lo prendiamo su subito, gli accarezziamo una manina,
gli facciamo sentire che abbiamo sta voce, che ci siamo, insomma, proviamo a capire che cos'ha, insomma. E, l'arrivo del domicilio significa anche gestire anche la, dove dormirà il bambino. Praticamente ci sono tante scuole di pensiero anche lì, c'è chi dice subito nel suo letto, nella cameretta, c'è chi no, assolutamente, si prende la culla, si mette nella sua cameretta con la culla, oppure nella nostra culla, cioè nella nostra culla, nella nostra camera con la sua culla, a letto con noi, ci sono tante scuole di pensiero. Io credo che quello non te lo possa insegnare nessuno, nel senso che se la mamma prova ansia a riporlo nella propria camera del bambino, nel lettino da solo, e va a fare avanti e indietro 5.000 volte in una notte per vedere come sta e non si senta tranquilla e sicura, tanto vale che lo prenda nella propria camera, magari ci si propone un lasso di tempo in cui può restare, anche perché i bambini dicono che si abituano molto anche all'ambiente in sé, capiscono quando vengono spostati, quindi si può decidere qualche giorno rimane qui, poi man mano lo allontano, oppure ci rimane un mese, ci rimane 2 mesi. Tanto alcuni sento commenti del tipo chi lo tiene a letto con sé o a culla a fianco al letto o in camera con sé perché non ha voglia di alzarsi, cioè no, questa è una cazzata incredibile, secondo me non è assolutamente così, perché tanto comunque ti devi alzare, perché non è che lo puoi adattare, non lo puoi tenere. Lo si può adattare anche da sdraiati a letto, ma secondo me non conviene, quindi comunque ti devi alzare per allattarlo. Comunque, anche se lo volessi allattare a letto, comunque sempre mi sono io, dico, a presa diretta, cioè una volta che hanno bevuto il latte poi fanno pipì, fanno i loro bisogni, quindi vanno cambiati, vanno lavati, ti devi alzare comunque, quindi che lo tieni lì, che lo tieni là, alla fine ti devi alzare. Comunque dopo ognuno lo mette dove crede, insomma. Nella sua cameretta, nel suo lettino, se vuole il riduttore lo prende, se vuole il paracolpi lo prende, l'importante che spiegavano è che venga messo a letto, ma non nella parte, cioè se il letto è fatto così, per intenderci, deve essere messo in basso, non deve essere messo in alto, cioè piedini in contatto con le sbarre piedi, della zona piedi, in modo che non vada sotto alla lenzuola, non si infili sotto e rischi di soffocare. E poi va messo a pancia in su. Se qualcuno avesse qualche dubbio su quello, ce lo posso assicurare, perché la prima cosa che abbiamo chiesto, non va messo né a pancia in giù, dove la sua capacità respiratoria è minore, non va, se si vuole si può tenerlo anche un po' sul fianco, magari puntonandolo di quelli là, con dei cuscini, con qualcosa, con un asciugamano, qualcosa dietro dalla schiena, oppure insomma, comunque in linea di massima va tenuto a pancia in su, perché il bambino, anche se ha un rigurgito di latte, automaticamente gira la testa e lo rigurgita lateralmente, oppure ha il riflesso della deglutizione, quindi non succede assolutamente niente. Se è pancia in su durante la giornata lo si può mettere per rilassare un po' la schiena, per quando l'abbiamo sott'occhio per bene, anche a pancia in giù, tanto il bambino ha la capacità di girare la testa, oppure anche se rimane così respira, ci hanno spiegato dei buchini qui laterali del naso, dal buchino del naso, ma comunque sempre quando l'abbiamo sott'occhio non lo si può mettere a dormire a pancia in giù, e direi neanche legato, perché ho sentito teoria, noi avevamo da piccoli le cinghiette per il modo che non si muoce, cioè no, secondo me non va bene, insomma. E per quanto invece riguarda la mamma, l'arrivo a domicilio tutto si riduce in avere la cortezza di cercare di stare più rilassati possibile, di coccolarci il nostro bambino, di anche se l'arrivo al domicilio dovesse prevedere che in casa abbiamo animali, per esempio ci hanno spiegato che siano cani che siano gatti, di non cambiare le abitudini di questi, di non sbattere fuori il cane o il gatto perché è arrivato il bambino, di lasciare tutto com'è, e pian piano tutto prenderà il suo giro normale. Oppure se proprio si ha l'intenzione di cambiare qualcosa nella routine di tutti i giorni, di cambiarla al momento che si sa di essere incinta, ci sono 9 mesi di tempo, e 9 mesi il cane o il gatto, insomma, si abituano, ma soprattutto si abituano, perché il cane si abitua anche prima, o anche il gatto, però non deve abbinare questo cambiamento all'arrivo del bambino.
chi ha, non so, un cane, non ha piacere che la notte dorme più in casa, ma un giardino non lo devi abituare la notte che arriva il bambino, lo devi abituare quando sai che rimane incinta e cominci già a abituarlo, così per lui diventa una routine dipendente dal bambino che arriva, per intenderci. E questo è tutto, ragazze. Se avete delle domande, come dicevo all'inizio del video, postatele qua sotto. E spero di non essere stata troppo succinta, ma adesso sono circa 15 minuti. Ho cercato, non volevo che questi video diventassero noiosi, anche perché si parla di tutto e di più, adesso è anche difficile ricordare tutte le cose che ci siamo dette. Comunque le cose principali, fondamentali sono queste, insomma, anche perché in 3 ore di corso si fanno anche tante chiacchiere, si salta da un argomento all'altro, quindi il succo del discorso poi alla fine è questo. Ciao a tutte, al prossimo video!